internazionale. Fai passo coi tempi. Dinamica. Innovativa. Accogliente. Ricca di opportunità. È un'università pubblica con un'offerta formativa di qualità e grazie a questa, infatti, l'università si ritrova a continuare a scalare il ranking internazionale tra i migliori atenei al mondo. L'Ateneo Fiorentino è un ateneo generalista, ricopre il sapere a 360 gradi, spazia dalla matematica alle scienze politiche, l'ingegneria, l'architettura, le scienze umane, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Studiando relazioni internazionali è proprio l'aspetto internazionale quello che mi colpisce e mi sta più a cuore dell'Università di Firenze. Infatti il mio corso di laurea permette di frequentare sia in italiano che in inglese, questo comunque a livello europeo e internazionale è un valore aggiunto che non tutte le altre università italiane offrono. Abbiamo un centro linguistico di Ateneo, il CLA, che forma, organizza diverse corse di lingua, tra cui l'arabo, l'inglese, francese, tante altre lingue. Collaborativa, all'avanguardia, professionalizzante. L'Università degli Studi di Firenze offre numerosi servizi di tutoraggio, sia in entrata che in uscita. Una futura matricola per l'orientamento può fare riferimento a uno sportello che si trova in Piazza San Marco. In questo ufficio si trovano i tutor, che sono dei ragazzi, degli studenti come noi, e possono offrire tutte le informazioni relative ai corsi di studi, ma anche a quello che può offrire l'Ateneo, oltre alle attività didattiche. Poi c'è un orientamento in itinere. Ogni scuola ha i propri tutor. In uscita ci sono ad esempio il servizio di job placement, il Career Day, dove uno ha la possibilità di incontrare le aziende, di imparare come fare un colloquio di lavoro. Per quanto riguarda i tirocini, l'Università di Firenze ha tanti accordi con aziende che possano comunque ospitare studenti, dove fare esperienza e il mondo di lavoro. Interdisciplinare. Moderna. Formativa. Avevo scelto Firenze perché mi ha ispirato subito. Ho sentito parlarne da alcune amiche e mi hanno subito convinta. Hanno detto che il mio corso di studi offriva una buona preparazione e così è stato. Sono venuta qua e non mi pento assolutamente della scelta e la rifarei. La didattica all'Università degli Studi di Firenze direi che è particolarmente dinamica, attiva, è molto partecipata. Si entra all'interno di questo microcosmo che si crea tra studenti e professore che si muove con te e ti porta fino alla fine del tuo percorso. L'offerta didattica è molto variegata. Possiamo trovare un approccio più teorico, quindi lezioni frontali, dirette tra professori e studenti, ed un approccio più laboratoriale, più progettuale, che coinvolge gli studenti in laboratori e progetti, principalmente di gruppo. Vivere l'università non significa soltanto andare a lezione, ma significa anche viversi la città e le opportunità che l'università ci dà in giro per la città. Ad esempio, studiare fuori casa, quindi approfittare delle tantissime opportunità di studio fuori, come le biblioteche di aria, che danno la possibilità di studiare con gli amici fino a tarda sera. Si respira un'area internazionale, ci si può trovare con persone provenienti da tutte le parti del mondo. L'Università di Firenze punta tanto sul programma Erasmus, che si divide tra Erasmus Plus e Erasmus Traineeship, dove per Erasmus Plus si va a sostenere un periodo all'estero per sostenere degli esami e studiare, quindi in una facoltà all'estero, supportati dall'Università di Firenze con un sussidio economico. Per l'Erasmus Traineeship invece è possibile organizzare un periodo di tirocinio, quindi un periodo formativo da poter fare o dopo la laurea o anche durante il percorso per un periodo massimo di 12 mesi. Tra i progetti internazionali che l'Università di Firenze offre c'è anche Uniwell. Uniwell è un'associazione di università europee di cui l'Università di Firenze è l'unica università italiana. Multiculturale. Visionaria. Inclusiva.
L'Università di Firenze ha uno sportello chiamato Unifi Include che presta servizio di ascolto psicologico allo studente. Permette anche agli studenti in stato di detenzione di poter studiare e di questo se ne occupa maggiormente appunto l'ufficio dell'inclusione. Insieme alla Regione Toscana stanzia delle borse di studio. Bisogna andare sul sito di SU Toscana, leggere il bando e candidarsi. Se si è vincitori allora si avrà diritto a un alloggio universitario, dei pasti gratuiti a mensa e molti altri servizi. Sostenibile, quindi sottolineare l'impegno da parte dell'Università di Firenze con una tematica importante come la sostenibilità ambientale attraverso la presenza di diversi servizi come uno sportello dedicato, un ufficio chiamato Green Office, dei fontanelli, di ecotappe per un corretto smaltimento dei farmaci scaduti, piccoli elettrodomestici, bombolette spray e dispositivi RAE. Aperta. Connessa. Conviviale. Chi ama la musica ha la possibilità di fare parte di un'orchestra o di un coro. Chi ama il teatro ha la possibilità di entrare in una compagnia teatrale. Il CUS ti permette di avere accesso alla piscina, a diversi corsi, tra cui pallavolo e anche ad andare a fare sala pesi, yoga, pilates. Insomma, c'è un po' di tutto. Forse non tutti sanno che l'Università degli Studi di Firenze ha molti musei, come per esempio il Museo della Specola, noto per le sue cere anatomiche, il Museo Antropologico ed anche un giardino, un orto botanico, presente proprio nel centro della città di Firenze, in cui perdersi all'interno della natura. Firenze si trova in una posizione strategica perché si trova al centro dell'Italia ed è possibile raggiungere tutte le principali città italiane prendendo anche solo il treno. L'università ha un accordo con il servizio regionale del trasporto per i propri studenti, quindi a un prezzo molto agevolato gli studenti possono usufruirsi di servizio di trasporto. Inoltre, bike sharing, car sharing, la presenza di monopattini e motorini da poter noleggiare con scontistiche per gli studenti. Vivere a Firenze mi fa sentire privilegiata. L'università che prepara i suoi studenti a essere cittadini nel mondo. Se dovessi parlare con una matricola in questo momento le direi: goditi la città, divertiti e sfrutta ogni possibilità che puoi trovare davanti.